Bentornati amici, scusate l'assenza prolungata a causa vacanze, ma come di consueto andiamo sul set di uno dei miei ultimi shooting fotografici e vi racconterò che cosa è successo. Sigla! Cominciamo innanzitutto col dire due parole sul cliente. Il cliente è un negozio di arredamento di fascia, oserei dire, abbastanza alta. Si dà il caso che questo brand del Made in Italy abbia aperto di recente due negozi sul territorio di Milano. In particolare uno proprio a Milano città e uno a Corsico. Ovviamente nel periodo dell'inaugurazione entro in scena io, che realizzo le fotografie degli interni dei due negozi. Quindi realizzo le fotografie sia in stile tradizionale sia in stile 360 con una camera 360, così non ho problemi di stitching. Si tratta di un brand che si differenzia dalla concorrenza per il fatto di avere una comunicazione molto vivace, una gamma di prodotti molto ampia che gli consente anche di giocare molto con i colori. Come andremo infatti a vedere, i prodotti sono veramente di tanti colori diversi, di tanti materiali diversi. In negozio sono presenti le tirelle con tutti questi colori diversi, quindi c'è presente una grande varietà. In questo caso al cliente serve un banalissimo, se così lo vogliamo definire, shooting di interni, perché quello di cui ha veramente bisogno sono delle immagini fresche, ovviamente perché i negozi sono nuovi e realizzate un po' bene, quindi non le classiche foto col cellulare, degli interni dei negozi, interni ed esterni dei negozi, quindi giusto per far vedere, per fare gli annunci che i negozi sono stati aperti, che sono accessibili al pubblico, che è disponibile all'allestimento. Quindi lo scopo primario dello shooting è proprio questo, è semplicemente promozione sul punto vendita, sul fatto che il punto vendita è aperto al pubblico. Sono delle foto di interni abbastanza semplici, come andremo a vedere. Passiamo a parlare dello shooting vero e proprio. Non si è trattato di una cosa particolarmente difficile. Come abbiamo già visto in passato, normalmente quando mi trovo a fare delle fotografie di interni opto per un setup abbastanza semplice. In questo caso mi sono portato dietro un setup, se vogliamo, abbastanza vecchio, ma c'è un motivo ben preciso dietro a questa scelta. Ho optato per la Canon 5D Mark II. Come mai la Mark II quando ho una Mark IV? Ragazzi, è semplicissimo. Perché stiamo parlando di fotografia di interni, quindi stiamo parlando di fotografia su cavalletto, fotografia statica, non c'è bisogno di avere il sistema di messa a fuoco della Mark IV, ne faccio anche volentieri a meno perché non mi serve assolutamente in questo contesto, anzi trovo più comodo avere meno punti di messa a fuoco. Per quanto riguarda il sensore, sì è vero, il sensore della Mark IV è migliorato, quindi lavora un pochino meglio, ma tanto, io so perfettamente che anche i sensori delle full frame di ultima generazione non hanno ancora la gamma dinamica necessaria per catturare le scene con un'unica esposizione, se vogliamo fare proprio un lavoro fatto bene. E questo era il caso. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che anche se mi fossi portato la Mark IV, avrei dovuto comunque scattare in bracketing. Questo perché appunto le zone di estrema ombra e di estrema luce presenti nello storm non sarebbero state catturate correttamente da una singola esposizione, nemmeno con una camera più recente. Per questo motivo ho reputato più opportuno utilizzare la mia vecchia camera, che utilizzo ancora e che non voglio lasciare lì nel dimenticatoio, per cui quando c'è l'occasione la porto volentieri con me. In secondo luogo ho utilizzato anche una lente un po' vecchia. Non è che sia una lente particolarmente vecchia, è vecchia per me nel senso che ho fatto un upgrade. Io sono passato dal 17-40, che è una lente f4 non stabilizzata, sono passato al 16-35, che è una lente invece stabilizzata. 16-35 versione f4 stabilizzato, ovviamente, non l'f2. Qual è la differenza tra queste due lenti e perché scegliere una piuttosto che l'altra? Allora, normalmente quando si scattano cose in movimento, quando si scatta all'aperto, quando c'è una situazione un po' dinamica, io preferisco portarmi dietro il 16-35 perché è stabilizzato e perché mi dà un pochino di sicurezza in più, oltre ad avere qualcosina in più sul grandangolo e qualcosina di meno sul tele, ma diciamo che è una cosa molto limitata e non è questo il punto. Perché ho scelto il 17-40? Di nuovo perché tanto sapevo benissimo che non avrei scattato a mano libera, quindi lo stabilizzatore non mi sarebbe servito a niente, l'avrei tenuto spento. Inoltre devo fare una differenza su queste due lenti per quanto riguarda i diaframmi un po' chiusi. Nel momento in cui io vado a chiudere il diaframma, e vado a chiuderlo il diaframma perché voglio che sia tutto a fuoco, qui stiamo parlando di foto di interni, quindi
anche se sto usando un grandangolo molto ampio, chiudo comunque il diaframma perché non voglio assolutamente nulla di sfocato, non voglio bokeh, non voglio foto artistiche, voglio semplicemente delle foto di interni piane e fatte bene, e deve essere tutto perfettamente a fuoco, per cui lavoro tra f8 e f16. Mi azzardo addirittura ad arrivare a un F16 in certi casi, quindi assolutamente lavoro sul cavalletto perché si tratta di pose abbastanza lunghe. Inoltre sto scattando in HDR, quindi sto usando il bracketing, quindi a maggior ragione uso il cavalletto. Perché? Perché sono al chiuso. Quindi anche se in video precedenti vi ho fatto vedere che me la cavo abbastanza bene a catturare le tre esposizioni in bracketing per fare poi l'HDR una volta arrivato a casa, in questo caso no. E in questo caso no, perché questo è un negozio di lusso, quindi io voglio consegnargli le foto alla qualità massima possibile, quindi non posso permettermi di giocare con gli ISO, non posso mettermi lì a dire scatto a ISO 3200 perché sennò i tempi non combaciano e allora devo alzare gli ISO e abbassare la qualità, no. In questo caso mi porto il cavalletto, così lavoro a ISO 100 e gli consegno la massima qualità possibile, però sto comunque lavorando in bracketing, quindi stabilizzatore non mi serve, sto scattando col diaframma chiuso. Cosa succede quando si scatta col diaframma chiuso? Che i faretti, gli spotlight dei negozi, così come succederebbe anche ai lampioni per la strada, una qualunque luce puntiforme ripresa abbastanza da lontano, perché se è vicina poi genera dei flare che in un contesto del genere non vanno assolutamente bene, ma gli spotlight dei negozi, come infatti vedrete, generano questo bellissimo effetto della luce a stella. Esistono anche dei filtri che si possono montare sull'obiettivo per ottenere lo stesso risultato, ma a me non piacciono. Intanto perché non mi piace aggiungere filtri davanti quando posso evitare, perché comunque abbiamo una caduta qualitativa, stiamo aggiungendo cose davanti al nostro vetro. Il nostro vetro è progettato bene, i filtri, per quanto possiamo anche andare a prendere i filtri più belli del mondo, comunque stiamo mettendo qualcosa tra il nostro obiettivo, il nostro sensore e la nostra scena, quindi preferisco non farlo, anche perché è sufficiente chiudere il diaframma in questo caso. Sto lavorando su cavalletto, quindi non mi crea problemi. I filtri per fare le stelle di solito si usano per fare i concerti quando non c'è la possibilità di lavorare sul cavalletto, allora sì. In questo caso assolutamente no, in questo caso lavoriamo pulito e quindi ci portiamo a casa le foto con queste bellissime stelle. Dunque, tornando a noi, perché il 17-40 invece del 16-35? Perché personalmente mi piace di più la forma delle stelle che questa lente riesce a donare alle foto, a differenza del 16-35, che è una lente che preferisco globalmente, perché ha lo stabilizzatore, è più nitida, è una serie più moderna, quindi comunque l'ho presa dopo e mi piace moltissimo, è molto più dinamica, mi trovo meglio, però in questo caso è un contesto molto statico, molto tranquillo, anche perché ho lavorato in un momento in cui lo store era vuoto, quindi avevo tutto a disposizione solo per me, volevo lavorare bene e volevo queste stelline fatte così, e il 17-40 secondo me rende meglio del 16-35 in questo particolare contesto. Dunque, come vi stavo dicendo, si lavora col cavalletto. Come si svolge il lavoro di uno shooting di interni di questo tipo? Sostanzialmente, una volta arrivati, si prende contatto col personale del negozio, ci si assicura che il negozio sia vuoto o quasi, questo dipende poi se si lavora durante l'orario di chiusura o meno. Ci si assicura che il negozio sia vuoto e quindi agibile, quindi si va in un momento in cui non ci sia al massimo affollamento o si concorda un momento in cui il negozio sia veramente vuoto. A questo punto si è pronti per scattare. Cose da tenere bene a mente durante uno shooting di questo tipo. Innanzitutto facciamo delle prove e controlliamo se il lavoro che stiamo facendo sta funzionando e va bene, perché è vero che potremmo settare l'esposizione su manuale e poi andare avanti così pressoché per tutto lo shooting, ma è vero anche che ci sono dei cambi di luce, dei cambi di scena, potremmo avere dei mobili molto scuri e potremmo avere dei mobili molto chiari, in quel caso bisogna intervenire sull'esposizione, bisogna stare attenti a questi dettagli perché fanno veramente la differenza su uno shooting di questo tipo. Ovviamente non possiamo dare al cliente delle foto con un'esposizione troppo diversa, ma non possiamo neanche dargli un'esposizione palesemente sbagliata sui prodotti, quindi non possiamo dargli un divano chiaro, palesemente sovraesposto. Dovremo poi o intervenire pesantemente in post-produzione, ma io vi consiglio di evitarlo, perché se vi accorgete in camera che la vostra foto è sbagliata, nel tempo che dedicate allo shooting avete già gli scatti corretti e non dovete più passare il tempo a lavorare in post-produzione. Impariamo a fare le cose correttamente in camera, perché è tempo risparmiato, inoltre il risultato finale sarà nettamente superiore. Impostiamo quindi il nostro cavalletto con un solo parametro in mente.
Siccome stiamo parlando di fotografia di interni, le linee verticali devono essere dritte. Come vedete in questi scatti, le linee verticali sono mantenute scrupolosamente dritte. Questo si ottiene semplicemente posizionando correttamente il cavalletto. Non è una cosa difficile. Il cavalletto va posizionato a un'altezza ben precisa a seconda dei soggetti che si vogliono riprendere. Mantenere le linee dritte è abbastanza semplice, ma dipende dall'altezza del soggetto che stiamo inquadrando. In questo caso io sto inquadrando dei divani. I divani sono abbastanza bassi. Quindi non sono una cucina, per dire, non sono dei frigoriferi, hanno un'altezza diversa, un divano e un frigorifero hanno un'altezza diversa, il divano è più basso. Se io stessi fotografando delle cucine, come mi capita e vi farò vedere sicuramente in altri video, sicuramente avrei tenuto il cavalletto un pochino più alto. In questo caso però stiamo fotografando dei divani per cui il cavalletto si abbassa lievemente e in questo caso io vi posso dire che io sono alto circa 1,79 m, 1,80 m, vi posso dire che l'obiettivo della camera era sopra il mio ombelico, lievemente sopra il mio ombelico. Ovviamente questo è un parametro indicativo perché dipende dallo shooting che state facendo e da quello che state inquadrando, dalla camera che state usando e da tante altre cose e anche dallo stile che decidete di adottare, però vi posso dire che per questo shooting più o meno l'obiettivo era posizionato come se fosse appoggiato sopra il mio ombelico. Da quell'altezza si riesce a tenere le linee verticali dritte e inquadrare abbastanza bene i divani, quindi cercando di non tagliare pezzi di divano. Se io avessi tenuto la camera più alta, come avrei fatto per esempio per fotografare una cucina con un frigorifero, quindi per prendere un soggetto più alto, per stare alla mediana di un soggetto più alto, se avessi fatto questa operazione con i divani avrei probabilmente tagliato i piedini dei divani in tutte le foto. Quindi ce ne accorgiamo da questo, ovviamente. Dobbiamo inquadrare il nostro soggetto da un'altezza che ci consenta di inquadrarlo per intero o quasi, mantenendo le linee verticali dritte. Questa è probabilmente la cosa più importante quando si scattano interni. E questo sostanzialmente è uno shooting di interni, perché non è uno shooting di prodotto. Al cliente non interessano le foto dei divani, le foto dei divani ce le ha già, fatte da un altro fotografo in uno studio con tutti i prodotti e i colori a disposizione. Io non mi occupo di quello, io ho fatto le foto dei negozi, che è una cosa diversa. Quindi qui il mio obiettivo non è far vedere il singolo divano, il singolo cuscino o la singola tirella, è far vedere l'allestimento, far vedere lo spazio interno dello store, che è quello infatti che andiamo a vedere in queste immagini che vi faccio vedere in sovrimpressione. A questo punto altre cose da tenere a mente sono ben poche, perché una volta che abbiamo cominciato a lavorare così, tenendo conto che dobbiamo stare attenti a cambi di luce e di esposizione, andiamo avanti per tutto lo shooting con la stessa tecnica, e una volta che abbiamo impostato l'altezza del cavalletto più o meno la lasciamo sempre così, salvo che proprio non si cambi soggetto. Se andiamo a riprendere un puff per i piedi che è più basso, possiamo pensare di fare una modifica, però come vi dicevo non è uno shooting di prodotto, si prende l'insieme, quindi anche lì piuttosto che abbassare il cavalletto faccio un passottino indietro e prendo il puff insieme a un altro divano, un'altra poltrona, così prendo la scena per intero e non mi sposto più col cavalletto. Quell'altezza una volta impostata andrà più o meno bene sempre. Tutt'al più correggiamo un po' l'alzo dell'obiettivo in certe scene, perché magari è possibile che ci siano dei pannelli che non sono perfettamente dritti. Non diamo per scontato che la prima inclinazione che prendiamo sia quella giusta per tutto lo shooting, perché potrebbe essere giusta per i primi scatti ma potrebbe non andare più bene in un'altra stanza. Infatti le architetture non sempre sono perfette, anzi quasi mai, e quindi è assai probabile che spostandoci ci rendiamo conto che abbiamo delle pareti che tendono a divergere in alto e in basso, quindi è necessario che andiamo a rivedere l'alzo della nostra camera, del nostro cavalletto. A parte questo, la cosa particolare che vi vado a raccontare oggi è come è stato utilizzato il bracketing per la fotografia HDR in questo particolare shooting. Ovviamente sappiamo tutti, chi mi segue da un po' l'avrà già visto, che io uso moltissimo l'HDR, questo semplicemente perché mi consente di avere più informazioni sulla scena che ho di fronte. Io scatto un'esposizione mediana, quindi scatto la scena così com'è, come la scatterei normalmente, poi però catturo anche un'esposizione troppo alta e un'esposizione troppo bassa, con dei valori sottoesposti e sovraesposti. Questo perché? Perché mi consente a computer di avere più informazioni a disposizione, consente al mio workflow di incapsulare in un'unica immagine le informazioni che derivano da tre foto con tre esposizioni diverse. Perché mi serve tutto questo? In questo caso specifico, è quasi sempre questo il motivo, ma in questo caso specifico io lo faccio perché voglio consegnare al mio cliente una foto più piatta possibile. Con piatta non intendo dire brutta, brulla o cose del genere, perché piatta ha un'accezione negativa tendenzialmente, ma io non sto consegnando al mio cliente un'immagine brutta. Anzi, credo che siano abbastanza buone, anche perché se ne è dimostrato molto soddisfatto. Il punto qual è?
In questo store, come nella maggior parte dei contesti in cui ci troviamo a lavorare, ci sono delle zone d'ombra molto pronunciate, vedesi sotto un divano per esempio, l'area sotto un divano o comunque le aree d'ombra degli angoli sono molto buie, le pareti dello store erano nere per mettere in evidenza i prodotti, quindi c'è un grande contrasto, per contro le lampade, gli spotlight e anche semplicemente queste specie di abat-jour che c'erano in negozio erano molto chiare, molto brillanti. Ora, io potrei fregarmene di tutto questo e dire io ti faccio l'esposizione sul prodotto e basta. Potrei anche farlo, ma questo non è uno shooting di prodotto, è uno shooting di interni per il negozio. E come diceva sempre Charlie Borland, di cui ho fatto un bellissimo corso di fotografia di interni, usiamo il bracketing e cerchiamo di catturare più informazioni possibile. Saremo contenti di averlo fatto una volta tornati a casa. E infatti, con queste tre esposizioni catturate in bracketing, io sono in grado di stabilire in post-produzione quanto voglio abbassare l'esposizione dei faretti e quanto voglio alzare l'esposizione delle ombre. In questo modo riesco ad avere un'immagine incredibilmente omogenea che è più vicina a quello che vedevo con gli occhi, perché la camera non cattura esattamente quello che io vedo con gli occhi. Il sensore ha un suo modo di pensare, un suo modo di interpretare la luce. Io voglio avvicinare quel suo modo di interpretare la luce a quello che vedono i miei occhi e quindi a quello che vedono anche gli occhi del mio cliente. Il mio cliente, quando vedrà un risultato che si avvicina a quello che si vede quando si è lì in negozio, sarà più contento piuttosto che se gli consegno un risultato che mostra solamente quanto è stato impresso sul sensore. Perché il sensore ha le sue logiche, l'occhio umano ne ha di differenti, quindi io con questa tripla esposizione mi avvicino a quello che l'occhio umano vuole vedere, a quello che l'occhio umano ricorda di aver visto quando è lì in negozio. Da un certo punto di vista sto un po' barando, perché sto andando oltre le capacità della mia camera, però questa è una funzione largamente implementata da tutti i software di post-produzione, tra cui Photoshop, Lightroom e chi più ne ha più ne metta, quindi credo assolutamente che sia un'opzione che vale la pena sfruttare. La difficoltà principale è stato trovare un posizionamento corretto per ogni scena, perché come vi ho fatto vedere si tratta di uno store, è uno store abbastanza grande, vi parlo di entrambi i negozi come fosse uno solo, il contesto era esattamente similare, quindi sono due negozi, due shooting diversi, ma contesto esattamente lo stesso. La cosa più complicata è stata di volta in volta posizionare il cavalletto, perché la cosa veramente complessa, ma che è anche il bello di uno shooting di questo tipo ovviamente, è camminare nello store vuoto, trovare un punto di interesse, posizionarsi e fare l'inquadratura. È tutto lì, perché queste cose tecniche che vi ho detto fino adesso le possiamo quasi dare per scontate, nel senso che un fotografo di interni che si trova a fare un lavoro di questo tipo lo fa in automatico, non sta neanche a pensarci. Sì, posso usare il comando remoto per non muovere la camera, posso usare il cavalletto più o meno bello, posso avere tutta una serie di accortezze, posso usare la bolla per assicurarmi di essere dritto, che poi non va neanche bene lavorare così secondo me, perché io devo avere le linee dritte, non la camera dritta. Se ho la camera in bolla però poi le righe vengono storte, era meglio se la mettevo guardando in camera. Quindi sono tutti modi di lavorare che possiamo dare per scontati, nel senso che li sappiamo già come si lavora. Però la differenza a questo punto la fa il nostro gusto, perché a questo punto noi camminiamo nel negozio vuoto, che vi assicuro è una sensazione bellissima, perché comunque stare in un negozio di mobili di lusso da solo, senza i clienti, quindi ho anche approfittato per sedermi su un paio di questi divani e ho potuto constatare che valgono quello che costano. Adesso non vi sto a dare prezzi, se no mi svenite in diretta, però sono veramente dei bei prodottini. La cosa, come vi dicevo, più bella e anche più complicata è cercare di fare delle composizioni che abbiano senso, perché in questo caso è incredibilmente facile risultare banali. Io potevo venirmene via con delle foto del singolo divano e basta, e avrei un po' toppato, perché avrei fatto delle foto prodotto brutte, nel senso che le luci del negozio, i faretti, gli spotlight generano delle ombre molto dure, non vanno bene per fare uno shooting di foto prodotto fatto bene, mi creano un sacco di ombre dove non le voglio, un sacco di riflessi duri dove non li voglio. Io non volevo fare uno shooting di prodotto e non era quello che mi era stato chiesto. Mi era stato chiesto di fare delle foto di interni. Questo è quello che è stato fatto, e per questo motivo si va a ricercare delle composizioni che racchiudano più di un divano, che racchiudano una scena, un living finto ovviamente, allestito con i cartelloni, che includa anche le insegne, i roll up del negozio, tutta la segnaletica in store. Quindi l'importante era far vedere un pochino l'insieme. Perché questa difficoltà? Beh ragazzi, semplicemente perché in un allestimento di questo tipo non è previsto che ci sia lo spazio per un cavalletto, per cui se io mi metto in un punto di osservazione e decido che questo punto di osservazione va bene per me che sto guardando, però io muovo la testa, probabilmente con la mia camera dovrò fare un passettino indietro, perché la camera non muove la testa, sta ferma, quindi anche se ho un bel grandangolo devo fare un passettino indietro e
incappo nel divano dietro di me, perché lo store ha i divani tutto intorno, è una composizione attraverso la quale si cammina, per cui io mi trovo a dover trovare uno spazio per il cavalletto in mezzo ad altri puff, in mezzo ad altri divani, in mezzo ad altre poltrone. Voi dite sì, li sposti. A voglia, dopo che hai camminato per 3 ore dentro in un negozio spostando poltrone, il mal di schiena che ti ritrovi. Invece è molto più avvincente, secondo me, cercare delle soluzioni che si incastrino naturalmente. Quindi ovviamente se è questione di 2 mm di spostare un puff o di spostare una tirella, la si prende e la si sposta. Però il più delle volte si riesce a trovare un incastro con il cavalletto, magari tra una poltrona e un divano, si guarda dentro ed è perfetta così, esattamente come la si voleva. Questa è una cosa che mi è piaciuta, che mi ha divertito, ma è anche la difficoltà vera di questo shooting, perché una volta impostata la camera, impostato il cavalletto, non ci sono più delle vere e proprie difficoltà in questo shooting, è proprio una questione di gusto e di ricercare sempre la posizione migliore per la scena che stiamo fotografando. Parlando della post-produzione, ve la faccio breve perché non è stata una cosa particolarmente complessa. Come vi dicevo, ho cercato di catturare le immagini corrette già in camera. Questa secondo me è una cosa molto importante, perché nel momento in cui le immagini sono catturate correttamente, facciamo finta che io ho dedicato un'intera giornata allo shooting, se le immagini sono catturate correttamente io ho già finito, non devo fare la post per il cliente. Sì, certo, devo fare lo sviluppo del RAW, perché l'immagine così come è catturata dal sensore della camera è grigia, è piatta, quindi lo sviluppo digitale lo devo fare ovviamente, però lo sviluppo digitale, soprattutto se ho curato l'esposizione tra una scena e l'altra, quindi se ho un'esposizione che è sempre coerente, la faccio sulla prima foto e poi la applico su tutto lo shooting e più o meno casca già giusta. Poi vado a rivedermele singolarmente perché c'è quella diversa, quella che è venuta male, perché era un pochino sottoesposta, sovraesposta, l'intervengo localmente solo su quella, però le altre vanno già tutte bene. Quindi post-produzione veramente poca. Le cose che ho fatto sono state sostanzialmente due. La prima, ovviamente, ho processato i file HDR, quindi ho preso le 3 esposizioni e ho fatto il merge to HDR direttamente da Camera Raw di Photoshop. Mi viene molto comodo fare così, in questo modo viene generato un singolo file DNG che racchiude le informazioni dei 3 scatti che avevo esposto in negozio. A questo punto, visto che è un'esposizione fatta su cavalletto, non c'è niente che si muove, quindi il deghosting l'ho tenuto off, l'allineamento automatico l'ho tenuto off, è veramente una pura formalità l'unione di queste 3 esposizioni, è semplicemente un bottone che purtroppo bisogna premere per ogni set di 3 esposizioni, quindi è un processo un po' lungo volendo, bisogna farlo manualmente a 3 a 3, dirgli merge to HDR e lui te le converte in questo singolo DNG. A questo punto, siccome il merge è giusto per forza, perché non ci può essere nessun disallineamento possibile, a meno che non abbiamo fatto cavolate col cavalletto, ovviamente se abbiamo toccato il cavalletto durante gli scatti saranno andate un po' tutte a farsi friggere, ma lì è colpa nostra. Diciamo che in condizioni normali non ci sono disallineamenti possibili, quindi le foto sono già pronte così, quindi io mi sento molto sereno a buttare via i 3 scatti originali, mi tengo soltanto il DNG risultante dalla fusione una volta che ho fatto questo lavoro, perché così salvo spazio, ho meno roba, siamo più contenti tutti, almeno io sono contento e il mio drive pure. Un'altra cosa che vi aggiungo a questo punto nelle difficoltà, il pavimento dello store era un parquet che era abbastanza nuovo e quindi non mi ha dato problemi, però una cosa da puntualizzare: quando si fanno questi shooting bisogna stare molto attenti alla pavimentazione, perché nel caso stessimo lavorando su un parquet bisogna stare molto attenti, perché se io sto lavorando su un parquet e anche che sto usando l'RC6 o comunque un comando remoto per far partire lo scatto, per non dare movimenti alla camera, se io faccio partire e poi sposto il peso da un piede all'altro e sono sul parquet, le assi del parquet si muovono e mi muovono il cavalletto e quindi le foto vengono tutte male. Stiamo molto attenti a questa cosa, perché io ovviamente quando scatto sto fermo, perché la so questa cosa, perché mi è già successa e sono accorto dopo il primo scatto, quindi ho detto delle parolacce, ho rifatto il primo scatto che mi era venuto male. Ma se noi non ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo a casa, è un disastro, le abbiamo cannate tutte, perché ogni volta che ci siamo mossi sul parquet il cavalletto si è spostato e le esposizioni sono tutte andate
una da una parte e una dall'altra. Quindi assolutamente facciamo attenzione a questa cosa. Secondo step di post-produzione, una volta che ho convertito tutte le mie foto in HDR, ho semplicemente rivisto un paio di parametri, perché ce n'era appunto magari qualcuna dove i faretti sparavano un po' di più sui bianchi, qualcuna dove magari le ombre erano un po' troppo scure sotto i divani, nelle aree più scure. Una volta fatto questo semplicissimo procedimento, anche abbastanza meccanico, si esporta tutto. A questo punto c'è un ultimo step di cui bisogna prendersi cura, che non è obbligatorio, nel senso che vedo molti che consegnano le immagini anche senza farlo, ma io preferisco farlo perché voglio un risultato che sia veramente top. Nel momento in cui io vado a scattare, è pur sempre vero che mi sono sincerato che le linee verticali siano dritte, però ci possono essere una serie di fattori. Vedi il fattore di visualizzazione attraverso il viewfinder, per esempio alcune camere non ti fanno vedere il 100% del frame che stai catturando, ma ti fanno vedere il 97% del frame. Quindi magari quando scatti poi ti ritrovi un'immagine che ha un 3% in più, e quindi magari c'è qualcosa di storto in quel 3%, quindi poi è da riallineare. Non era questo il mio caso, io usavo una 5D, quindi assolutamente viewfinder 100%, però quello che può succedere è comunque che io guardando in camera si ha una percezione di un certo tipo, si vede l'immagine a una certa dimensione, io poi la vedo su un 27 pollici, la vedo gigante e quindi noto meglio i dettagli quando sono a casa. Quindi avendo lavorato bene e avendo tenuto le linee dritte, c'è poco che io debba fare, la maggior parte delle foto erano già corrette, però le si ricontrolla tutte sul JPEG una volta esportate, perché quello che succede è che se mi rendo conto che ce n'è qualcuna che ha qualche linea verticale che può essere migliorata, apro il file e la raddrizzo un pelino. Così ho veramente un prodotto top, perché le linee sono perfettamente dritte e possono essere messe su qualunque media, possono essere stampate, messe sui social, ovunque dove ci siano delle colonne, perché il problema poi è quello. Se io metto, fate caso, metto la foto in una story, quindi una story sul telefono, quindi viene tagliata così. Se le linee verticali sono tutte verticali, comunque la story viene posizionata, avremo le linee belle verticali. Se sono storte, io vedo il lato del telefono che ha una certa inclinazione e le mie linee che divergono dal lato del monitor. È brutto da vedere, è brutto sul monitor, è brutto sulla carta stampata, è brutto dappertutto. Quindi per questo motivo, se vediamo delle linee un po' ballerine, facciamo quello sforzino, le correggiamo. Il nostro cliente non se ne accorgerà neanche, perché la verità è che non se ne accorge neanche, però il risultato finale è che sono più belle. E quindi vale la pena di farlo, perché alla fine noi qui, ragazzi, lo dico sempre, non siamo artisti, però siamo esteti, santo cielo, cioè è compito nostro ricercare la bellezza, quindi ci abbiamo provato in camera, ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo riusciti il 99% delle volte, ma quelle due foto che sono un po' storte le aggiustiamo a mano, perché no? Ora arriviamo alle fasi finali del lavoro, ovvero la consegna del materiale. Siccome queste immagini sono veramente, veramente tante, vengono consegnate tramite un modulo FTP. In questo caso ho optato per filemail.com, è un sito tipo WeTransfer, conosciamo tutti WeTransfer immagino, sono dei siti dove è consentito gratuitamente caricare dei file anche pesanti, che non possono quindi essere recapitati tramite la mail tradizionale. Questi file rimangono online per un periodo di circa 7 giorni, a meno che non compriamo la versione premium, e quindi rimangono lì quanto vogliamo noi, però li stiamo pagando. Invece se vogliamo la versione gratis, e attenzione, io caldeggio l'utilizzo della versione gratis, io non uso la versione pro, uso la versione gratis, questo semplicemente perché intanto è gratis e poi perché l'unico vantaggio gli unici due vantaggi della versione pro sarebbero più spazio di archiviazione e il fatto che il materiale rimanga lì. Però non è una cosa così determinante, secondo me, nel senso che quando inviamo le foto al cliente di solito le scarica subito, quindi in 7 giorni se le scarica sicuramente, quindi io non vado a pagare un plus per questa cosa, per il momento ancora no. Ve lo dico con la massima trasparenza, perché se volete usare la versione free è assolutamente consigliata e non c'è niente di male. Secondo me la versione pro, a meno che non abbiate una vera esigenza, cioè dite io non posso assolutamente lavorare così, ho bisogno di avere i file perennemente lì, ecco, se non avete questa esigenza andate easy con la versione gratis sia di FileMail sia di WeTransfer, perché funzionano più o meno allo stesso modo. La differenza qual è? WeTransfer consente l'invio di tutti i transfer che volete del peso massimo di 2 giga.
La differenza è che FileMail consente fino a 5 giga, quindi più del doppio. In questo caso io avevo bisogno di quello spazio di archiviazione maggiore, quindi ho optato per FileMail perché mi consente di mandare un transfer con un peso maggiore. Quindi il vantaggio fondamentalmente è questo. Qual è lo svantaggio di FileMail? Massimo 2 transfer al giorno con la versione gratuita. Quindi se non state pagando potete fare 2 invii al giorno, dopodiché vi viene fuori il messaggio: se vuoi continuare a inviare, passa alla versione Pro. Per cui FileMail è più figo di WeTransfer volendo, perché ha più posto, però dovete usarlo con parsimonia, non potete mandarne 100, mentre di WeTransfer invece potete mandarne anche 100 al giorno e continua a lasciarveli mandare. Poi diventate matti perché tutte le mail che vi arrivano, perché vi arriva la conferma dell'invio e la conferma del download, si diventa matti. Però questi sono i metodi principali con cui io invio i materiali ai clienti solitamente, salvo casi rarissimi. Le foto ovviamente vengono consegnate tutte in formato JPEG. Io solitamente esporto le immagini con il profilo colore Adobe RGB 1998, questo perché ho la presunzione di non sapere che utilizzo verrà fatto delle immagini, e in questo caso faccio proprio bene a non avercela, perché io consegno le immagini in Adobe RGB 1998, che è, oltre ad essere il formato nativo di molte videocamere, quindi è possibile salvare i JPEG già in quel formato lì, ma io non ho salvato in JPEG, ho scattato in RAW, quindi non è il mio caso, ma io le esporto in quel formato lo stesso perché questo profilo colore contiene più informazioni dell'sRGB, quindi sostanzialmente ve la faccio breve, è un file più pesante rispetto alle foto per i social. Le foto per i social pesano di meno perché contengono meno informazioni e hanno una gamma di colori un pochino più ridotta. Invece questo profilo colore ha una gamma colore un pochino più espansa. Questo significa che lo posso convertire, lo posso lavorare meglio se devo fare degli aggiustamenti ulteriori, e lo posso convertire meglio per la stampa. Quindi, nel caso in cui debbano essere stampate, è assolutamente il profilo giusto da usare. In questo caso le foto sono state richieste per delle riviste di settore, dei giornali, delle riviste di settore che volevano fare una pubblicazione sull'apertura di questo negozio. Sono state richieste dopo che io le avevo già inviate al cliente, andavano già bene perché le avevo esportate con un profilo che consente una certa dinamicità di utilizzo. Se le avessi esportate in sRGB, quindi solo per i social, solo per il web, avrei dovuto dire al cliente: aspetta a mandarla in stampa così te le rimando esportate in un'altra maniera. Quindi in questo diciamo che sono sempre previdente. Le foto le consegno in formato nativo, a meno che non mi venga specificato diversamente. Io di solito le consegno in formato nativo, quindi do la massima qualità possibile. Questo perché? Perché il mio cliente potrebbe non avere assolutamente interesse ad avere la massima qualità possibile, però io so benissimo che una foto grande si può rimpicciolire, ma una foto piccola non si può ingrandire. Quindi con questo export io sto dando al mio cliente la massima libertà, nel senso che gli sto dando la possibilità di scegliere se vuole tenersele così alla massima qualità possibile, cosa che di solito succede perché il mio cliente non è che sta a vedere la qualità e a prendere delle decisioni, riceve il pacchetto, prende e mette lì. E le tiene lì fino a quando non ha qualcosa da farci, quindi o le sbatte tutte sui social, o le sbatte sul sito, o le manda in stampa, però tendenzialmente non è che le sta a guardare per elucubrare sul formato che gli ho dato. Semplicemente però io gli ho dato un formato dove lui può prendere delle decisioni, perché può ancora scegliere se le vuole stampare, può ancora scegliere se le vuole convertire in sRGB per metterle sui social, e ha una caduta qualitativa minima nel fare entrambe queste due operazioni. Se io gli avessi dato un file in quadricromia, per i social non sarebbe andato bene. Se io gli avessi dato un file in sRGB per la stampa non sarebbe andato bene. Poi è ovvio che si stampa lo stesso, è ovvio che si pubblica lo stesso sui social, però diciamo che se ci sono dei colori e si vuole cercare di mantenerli più fedeli possibile, avere il profilo colore, avere l'accortezza di mantenere il profilo colore corretto per l'utilizzo che si sta facendo è una cosa che bisogna tenere in considerazione, soprattutto per le cose di lusso. Perché in questo caso io faccio uscire delle immagini con dei colori sballati, un cliente le vede, mi arriva in negozio e dice: ma io ho visto che era arancione, invece arrivo qui ed è giallo. Questo non va bene, capite che non va bene, bisogna stare attenti su queste cose e cercare di essere il più vicino possibile alla percezione dell'occhio umano. Quindi è anche importante fare la post-produzione subito appena finito lo shooting, perché così ci si ricorda qual era il mood dei colori. Se lo si fa un mese dopo ce lo si dimentica, allora si dice: vabbè, faccio un po' come mi viene perché tanto non mi ricordo com'era lo store. Invece io me lo ricordo perché faccio la post-produzione il giorno stesso o nei 2 giorni successivi al massimo. Quindi, cosa da tenere a mente, la post facciamola subito.
Oh cavolo, la foto preferita, ma chi li ha fatti questi titoli? Non c'è una vera e propria foto preferita, anche se tutto sommato credo che potrei farvi vedere questa, che è comunque una delle mie preferite perché trovo essere una delle più rappresentative di entrambi i negozi e una di quelle dove si vede un po' tutto quello che mi è rimasto di questo store, ovvero i colori, la bellezza, un pochino anche il lusso, la ricercatezza dei materiali e delle finiture, comunque è una foto che mi piace. Che cosa mi ricorderò di questo shooting? Beh, allora, in questo shooting ho messo in pratica tante cose che ho imparato nel corso dei 3 anni precedenti, perché sono 3 anni che faccio, diciamo, abbastanza consistentemente fotografia di interni. Ovviamente le prime volte che fai fotografia di interni, te ne torni a casa con delle immagini che fanno pena, fanno schifo, e tu non te ne rendi conto perché sono le prime che fai, tu sei tutto contento, no? Ah, ho fatto delle fotografie di interni bellissime, guarda i muri, le robe, beh, tu guardi e dici, vabbè. Qui le righe sono storte, esposizione sbagliata. Questa l'hai fatta a mano libera, si vede, stava tremando. Qui i colori sono andati un pochettino dove volevano loro. Qui io non è che mi ricorderò qualcosa in particolare di questo shooting, nel senso che non è che mi ricorderò che mi sono seduto sul divano tal dei tali per fare la foto, perché è stato un momento bellissimo in cui per scattare una foto, per guardare bene in camera, siccome non c'era più posto per il cavalletto, mi sono seduto su un divano e ho messo il cavalletto a pelo del divano e quindi stavo seduto sul divano a guardare in camera. Sì, questa potrebbe essere una cosa di quelle che ti ricordi, però mi è venuta in mente adesso, non ci stavo neanche pensando prima. Quello che mi ricorderò invece di questo shooting è che forse è stata una delle prime volte in cui ho svolto uno shooting di fotografia di interni rendendomi conto di stare mettendo in pratica tutto quello che ho imparato nel corso di mesi, anni ormai. Quindi è stata una bella sensazione perché mi sono reso conto che stavo applicando tutte le cose che avevo imparato, stavo evitando di commettere degli errori che avevo fatto in passato, perché ho cominciato dicendo, questa cosa non la facciamo così perché poi succede, perché poi c'è quella conseguenza negativa, allora facciamo così, però non troppo, se no c'è quell'altra conseguenza negativa, insomma un bilanciamento perfetto tra un errore e l'altro, e lì in mezzo ci sta una foto per cui il cliente poi ti scrive cose di questo tipo. Conclusioni, in conclusione ragazzi, fare fotografia di interni è bellissimo, fare fotografia di interni in un contesto luxury è ancora più figo, perché in un negozio come questo è vero che dobbiamo comunque stare attenti a fare delle composizioni assennate, se ci fate caso io ho cercato di non troncare il divano a metà, di avere sempre il prodotto per intero, più prodotti per intero messi dentro, con anche un po' di allestimento, con anche un po' di ricercatezza nel posizionare le cose, spostandomi io senza spostare mai niente, perché non mi sono messo a spostare mobili. Però la cosa bella di lavorare in un contesto del genere è che fondamentalmente ovunque ti giri c'è qualcosa di bello, perché è un negozio di arredamento di fascia abbastanza alta, quindi non esiste un angolo dove io mi giro e dico che schifo quell'angolo. La cosa proprio peggiore che c'era era un angolo dove c'era un intercapedine con due porte che erano i servizi per il personale, erano porte comunque dipinte, quindi non si vedevano neanche. Diciamo che io lo sapevo perché mi avevano fatto passare di lì per passare da un'area dello store all'altra, mi hanno fatto prendere la scorciatoia che solo il personale può prendere, quindi ho visto anche i passaggi segreti all'interno del negozio. E quella era la cosa più brutta che c'era, perché per il resto era tutto molto curato, pulito perché lo store è nuovo, dipinto di fresco, quindi comunque con tutte le insegne luminose giuste che funzionano, senza niente fuori posto. Quindi è veramente figo lavorare in un contesto del genere e sicuramente è anche premiante, nel senso che la fotografia di interni purtroppo si adatta molto, come anche altri generi, non è l'unica ovviamente, ma si adatta molto a quello che stiamo fotografando, nel senso. Io vado in un negozio come questo, faccio il mio lavoro come faccio sempre, perché lo faccio sempre al massimo delle mie possibilità, me ne torno a casa con un risultato per cui io sono contento e il mio cliente è contento. Questo è quello che succede quando c'è una somma di più fattori, perché se io fossi andato con le mie stesse competenze, la mia stessa attrezzatura, la mia stessa voglia di fare in un cantiere con una casa in costruzione, ora, indubbiamente io le foto le avrei potute fare lo stesso, però la resa non sarebbe stata lo stesso, perché avremmo avuto un contesto un po' decadente, una condizione un po' così di. Perché una casa in costruzione può sembrare in costruzione, ma può sembrare anche in demolizione, quindi c'è questo contesto un po', non so come dire, sgarrupato, cioè non è bello, non è una roba che ti fa dire wow, è una roba che ti fa dire
Stanno conciati sti qua, eh? Non so se vi capita mai di vedere foto di cantieri o di interni durante ristrutturazioni, cioè non si capisce mai se stanno distruggendo o se stanno ricostruendo. Quindi è giusto un esempio per farvi capire. Le foto di interni vengono bene se gli interni sono fighi. Cioè in una casa finita, in un interno finito, uno store, una casa che sia, non importa, le foto vengono bene perché è tutto curato, perché è tutto a posto. Quindi io vado in un posto dove è tutto curato, dove dei professionisti, dei vetrinisti, degli allestitori, dei muratori, degli architetti hanno curato la scena per me, hanno curato l'illuminazione, l'esposizione dei prodotti, è tutto sistemato da tante figure professionali, non una sola. È tutto curato per i clienti del negozio, non per me, però io arrivo lì e ne usufruisco tanto quanto. Quindi arrivo lì e realizzo un lavoro che è bello, che mi piace, che mi ricorderò. E questo purtroppo è possibile solo in certi contesti, perché bisogna avere la somma di tutti questi fattori. Indubbiamente in una casa in ristrutturazione o in una casa anche normale, ma una casa comunque normale non ha la cura di uno store che viene seguito da diverse figure professionali, a meno che non sia a casa di un architetto, ma insomma capita di rado, è difficile trovare condizioni di questo tipo. Quindi purtroppo la fotografia di interni dipende molto dall'ambiente in cui si sviluppa. Non mi resta a questo punto altro da fare se non invitarvi a iscrivervi a questo canale, a lasciare un like a questo video, anche perché se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che qualcosina di interessante ci avrete pure trovato. Quindi i bottoni sono qua sotto, prego, uno di qua e uno di là. A questo punto volevo condividere con voi un paio di extras, ovvero avrete notato che l'allestimento dello studio è un pochino in divenire. In realtà sto cercando una configurazione che possa diventare abbastanza definitiva, nel senso che mi piacerebbe avere uno stile unico che poi fosse sempre quello. Questa non mi dispiace per niente. Io lo so che mi scaglio sempre contro quelli che fanno le recensioni, perché trovo che fare le recensioni dei prodotti sia da un lato un po' rincorrere le views, dall'altro un po' rincorrere i brand sperando che ti regalino qualcosa. Tuttavia sto pensando di fare una recensione di queste due lucette che ho appena comprato, che sono la blu e la rossa, che non vi faccio vedere adesso perché voglio che mi facciate sapere se una recensione di prodotti di questo tipo vi può interessare. Prodotti che io ho comprato pagandoli col cash, perché nessun brand mi manda nulla per il momento e comunque non voglio assolutamente diventare uno di quei canali che vivono solo facendo le recensioni e rincorrendo l'ultimo prodotto, perché a me non interessa quella roba lì. Io semplicemente faccio il mio lavoro e porto la mia esperienza. Tuttavia, nel momento in cui mi compro qualcosa perché mi serve, perché o perché la voglio, perché sono anche molto viziato, quindi quando voglio una cosa dico tac, striscia la carta e via. Però quello che vorrei che mi diceste è se una recensione, una real world review di prodotti di questo tipo vi può vagamente interessare, perché potrei anche valutare di mettere giù un paio di recensioni di prodotti che conosco e che uso abitualmente e che mi piacciono. Quindi ci vediamo giù nei commenti e alla prossima.